bellissimo. Intuisce Batukova, ma certamente non è sufficiente il recupero. Se questa ragazza avesse anche un buon servizio, e ripeto, deve migliorare su questo colpo, sarebbe già a 15 anni, ricordiamo, sarebbe già molto molto completa, ben impostata. Ora ovviamente sulle ali dell'entusiasmo per un punteggio che le è estremamente favorevole, ala vola sul 30-0 e vede il traguardo sempre più vicino. Oh, che gran rovescio. E insomma sta andando in scioltezza adesso, eh? Ovviamente il punteggio l'aiuta perché si sente molto sicuro Alexandre Hala. Allora 40-0, arrivano 3 championship point. Qui ha perso leggermente gli appoggi perché la palla non ha rimbalzato benissimo dopo la risposta da parte di Martunkova. Altri 2 match point comunque per lei. Buona la risposta di Martunkova, seconda che era un po' tenera, quindi ovviamente la ceca ne ha approfittato per andare a segno. Chiamata fuori direttamente dall'arbitro questa prima. Buona seconda. Beh, insomma, ha trovato, nonostante una buonissima seconda, ha trovato una grande risposta a Martunkova, che quindi riesce ad annullare tutti e 3 i championship point. Grande apertura su quella risposta di rovescio e poi ovviamente lungo linea era libero. Sbaglia di rovescio e ala, 4 punti di fila per la ceca, che neanche lei probabilmente fino a un paio di minuti fa ci sperava sull'opportunità di potersi addirittura giocare una palla break. E tutto questo nonostante quella deviazione del nastro poteva in qualche modo anche destabilizzare la Martunkova nel momento in cui andava a giocare la risposta. Lunga.
l'unico modo che aveva per cercare di uscire in qualche modo da questo scambio, tentare un rovescio molto complicato. La tennista ceca non è riuscita a venirne a capo. Parità, la praghese prova a lottare, ma situazione che rimane complicata. Nastro che trascina via questa palla. Buona risposta, anche perché la seconda era decisamente debole, quindi per Martunkova è stato fin troppo semplice riuscire a rispondere molto bene senza prendere eccessivi rischi, ma cercando anche al tempo stesso la rete. Seconda palla break. Ed è lungo il dritto. Beh, certo, una persona che veramente ora magari non pregiudicherà nulla, però la modalità con cui lo perde è abbastanza clamorosa, perché era 40-0, ha avuto tre match. Gran bella smorzata dopo una risposta molto profonda. 15-30 allora. Eccola. Oh, no, oh, questo è un gioco di prestigio. Ce li ha questi numeri, lo dicevamo, ma l'ha fatto vedere poco, l'ha fatto vedere poco questo colpo. Questa è una demi volée meravigliosa, guardate come se la leva questa, facendo anche un piccolo saltello, proprio per dare ancora un po' più di spinta alla palla. Veramente molto molto brava. Salvarsi, 30 pari. Ha risposto bene, nonostante una buona prima, ma si è appoggiata e ala. Il quarto match point è quello buono, Alexandra Eala è la nuova campionessa del trofeo Bonfiglio, si aggiudica la 61esima edizione del torneo milanese battendo la sua avversaria con il punteggio di 6-3, 6-3, diventa la prima tennista asiatica a conquistare questo torneo rispettando pienamente il pronostico. Eala batte Martunkova 6-3, 6-3 e lo fa da testa di serie numero 1 del torneo milanese. Per la gioia ovviamente dei tanti, rivediamo tifosi filippini presenti in tribuna, e adesso la Eala si dirige proprio verso di loro. È una vittoria storica perché, come dicevamo, mai una tennista dell'estremo oriente si era aggiudicata questo titolo. Lei lo fa soffrendo, non oggi, perché oggi ha vinto bene in fin dei conti 6-3, 6-3, ma soffrendo durante il torneo. Altro piccolo record ottenuto dalla Eala, quello di aver vinto nell'arco di 24 ore il torneo di doppio prima e di singolare poi. Batte una Martunkova che non è stata particolarmente aggressiva, non è stata particolarmente ispirata, oggi ha sentito forse la tensione della finale, però è raro, devo dire, a livello proprio statistico vedere al Bonfiglio vincere la prima testa di serie, perché ricordo che le teste di serie ovviamente vengono assegnate in tutti i tornei, compreso il Bonfiglio, a livello junior a seconda di quello che è il ranking ITF del momento. Ma non sempre il ranking ITF del momento rispecchia in pieno quelli che sono i valori tecnici in campo. È accaduto spesso, che io ricordi a memoria, non ricordo un'edizione recente del Bonfiglio in cui a vincere a livello almeno femminile sia stata la prima testa di serie. In questo caso invece la Eala è la prima testa di serie in singolare e in doppio e ha vinto in entrambi i casi, e sarà da un certo punto di vista contento anche lo stesso Rafa Nadal, perché di fatto lei è un prodotto, chiamiamolo così, dell'Accademia Mallorchina, ricordiamo nata il 23 maggio del 2005 a Quezon City, che è la capitale delle Filippine, giocatrice che arriva peraltro anche da una grande tradizione familiare, perché a casa sono
atleti o ex atleti. Sua mamma, per esempio, ha vinto addirittura la medaglia di bronzo ai tredicesimi giochi del sud-est asiatico nella categoria, pensate, sport acquatici, quindi ha tutt'altra storia. Ha un fratello che gioca a tennis in Pennsylvania, che si allena nella Pennsylvania State University, quindi sostanzialmente parliamo di una ragazza che comunque sa come si fa ad eccellere nello sport. E intanto cosa del pubblico filippino presente sugli spalti. È lei dunque la vincitrice della 61esima edizione del trofeo Bonfiglio. Offre alla vincitrice il premio Guido.